Peppino il Booter. La storia di Natalie Schlett. Ah, adesso scopriamo, ah, ragazzi. Fate voi stessi. Scopriamo insieme. Il pisello! Il pisello! L'assurda storia di Natalie Schlett e Micah Rice. Chi? Scopriamo insieme. L'assurda storia di Natalie Schlett e mia mamma è... Avete presente la gente là? Ci avete presente? Questo canale, tanti argomenti e vostre immagini potrebbero portare la vostra... È nuova sta roba qua! Marzo 2017. Ci troviamo in Ohio, nella cittadina di St. Husky. Dove non c'è mai niente di strano. Natalie Schlett e Micah Rice formano una coppia come tante. Si sono conosciuti e si sono innamorati. Gaga Gigo, grazie per l'abbonamento, prima torno in... Wow, un bacione. Visto ragazzi, loro sono normali. Ci sono alti e bassi, come in ogni relazione, e familiari e amici pensano che non ci sia alcun problema grave. Fino al giorno in cui succede qualcosa che nessuno dimenticherà mai. Sono quasi le 9 di sera quando Micah scatta una foto e la invia a tutti. Si tratta di una foto che fa gelare il sangue. Esperto di Policar ha donato 2 euro, il 25 settembre. Se vuoi essere rappresentato da qualcuno che può risolvere il gravissimo problema energetico, non votare la Meloni, vota Rufus Shin. Energia, Mako di cittadinanza. Votate tutti Rufus Shin, ragazzi. Grazie esperto di politica per i 2 euro, bellissimo. Arriva per prima la sorella di Micah, Jasmine. Il messaggio che l'accompagna dice: ti prego aiutami, davvero non volevo, non ricordo. Stavamo litigando e mi sono svegliato e l'ho trovata così. La foto. Tranquilli ragazzi, metterò il VOD subito per 18 anni. Trae Natalie nella vasca da bagno, ricoperta di sangue, con gli occhi che fissano il vuoto. Un coltello da cucina è appoggiato tra il bordo. Non si vede nemmeno una ferita, dai. Della vasca e la sua spalla. Metterò 18 più, tranquilli. Altro sangue è finito sulle piastrelle. La risposta della sorella è istantanea. Cazzo, è morta, Micah. Non ha detto cazzo. Kelly Ergo ha donato 2 euro. Marco, guardate il video di Rick and Morty Samurai. L'ho visto. Comunque mi sono rimasti 22 euro sul conto, ma te dono volentieri 2 anche se sono povero come un barbone. No, teneteli, stronzo. Francesca, prima volta con noi, smacchete! Quindi... Francesca, prima volta con noi, smacchete! Bacino Marco, te lo meriti tutto. Dopo aver cercato invano di chiamarlo, aggiunge: rispondimi subito. Micah risponde, ma solo per iscritto. Vieni a prendermi, ti prego sorellina, mi hai capito, vero? Al che Jasmine risponde: certo che ho capito. Jasmine lo chiama ancora, mentre la foto arriva anche al cellulare della madre di Micah. Ma è palesemente sugo. Che chiede aiuto al 911. What did he do? He sent pictures? He sent one picture of her in a bathtub with a knife and blood everywhere. He said he stabbed her? And her eyes open and her mouth just open, but she's dead. Did he say he killed his girlfriend? He said he snapped. Anche la nonna, sconvolta dall'immagine, avvisa la polizia. My grandson called me and found his girlfriend in the bathtub dead. Beh, sembra molto telematica per essere scioccata la nonna. Tra Micah e Jasmine proseguono i messaggi. Grazie, Cenci! Ao, S.I. aggiunge UN mese ao, bacino. Micah non risponde alle chiamate e continua a comunicare per iscritto. Dice che ricorda solamente che lui e Natalie stavano litigando e che lui non ci ha visto più. Devo essere scattato. Sei stato tu? Chiede Jasmine. Al che Micah risponde: mi sono svegliato sul pavimento del bagno con del... Deja vu incredibile.
Questo è successo, figlio di puttana, eh? Questo è successo. Vaffanculo, non mi avrete mai. Non sono scritto da nessuna parte io. Io faccio il mio destino, non Matrix. Succhiamo il cazzo, Neo. E quella puttana di... come si chiama? Giovanna. Sangue addosso e lei così. Grazie, guarda, prima volta con noi. Mua! Sto cercando di pulire, ma non so se dovrei. Poi aggiunge, fine della storia. Jasmine risponde, stai perdendo la testa. Micah sembra confuso e sconvolto quando risponde, la amo, la rivoglio indietro. Perché è successo? Te l'ho detto? No, non me la... Il guarda è FantaVision. Prima volta con noi, smack! Hai detto, risponde Jasmine. Poi aggiunge, ho controllato il suo messenger, la mamma sta andando fuori di testa. Micah risponde, la nonna ha cercato di chiamarmi. Non posso parlare, sto piangendo. Sorellina! Jasmine risponde, oh mio Dio, Micah, pulisci! Quindi prosegue, sbrigati cazzo, togliti i vestiti e gettali in un bidone lontano. Micah, che succede? I poliziotti sono qui, risponde lui. Che stanno dicendo? Che sta succedendo? Mamma li ha chiamati. Cancella di nuovo i messaggi. Che succede? Micah non risponde più. Fine dell'angosciante conversazione. La strada sotto casa di Micah e Natalie si riempie di macchine della polizia. Merda. Gli agenti si avvicinano alla porta dell'abitazione già aspettandosi uno scontro violento con l'uomo che ha commesso il delitto. Ma ad aprire loro la porta è proprio Natalie, fresca di doccia. Accanto a lei c'è Micah, con la faccia del buon tempone che sa di avere esagerato. È stato tutto uno scherzo, una messa in scena. Il sangue non è sangue, ma ketchup. E Natalie non è morta, ma si è rivelata una discreta attrice, visto che la sua interpretazione di un cadavere è stata molto convincente. Questa, signori, non è la foto di una scena del crimine, bensì il risultato di un uso grottesco della salsa di pomodoro. Vista con gli occhi di chi non si aspetta di ricevere una foto del genere, è oltremodo realistica. Il problema con questo scherzo crudele è che, a parte i due ideatori, nessun altro ride. I parenti... Stanno ridendo moltissime persone in chat, strano canale. E dopo lo shock iniziale, sono furibondi. E la polizia tira fuori le manette. Ma dai. Micah e Natalie sono infatti colpevoli di procurato allarme. Certo. Ma il motivo di questo truce scherzo qual è stato? Giusto per il gusto di farsi una sadica risata spaventando a morte i parenti? No, sembra che il tutto sia scaturito da un debito di Jasmine nei confronti di Micah. Dato che lei in genere non rispondeva alle sue chiamate, né tantomeno sembrava avere alcuna intenzione di restituire il denaro, Micah si è inventato un omicidio per attirarla nell'appartamento e avere un confronto faccia a faccia. Grande Micah, cazzo! Una scusa originale, non c'è che dire. Pensando alla reazione della sorella, però, si rimane spiazzati. Ha consigliato a Micah di pulire tutto, gettare... Ecco perché nel messaggio è scritto, hai capito perché l'ho fatto? ...fare i vestiti e cancellare i messaggi tra loro. Fosse stato tutto vero, in quel momento si sarebbe resa complice di suo fratello. Chissà se ci ha pensato. Infatti. Bacino Marcolino. Infatti. Renzo, grazie all'abbonamento. Bacino anche a te. Indagando più a fondo sulla figura di Ma... Che buon tempone. Micah, si scopre che è un ragazzo con parecchi problemi. Sì, ora ha tutti i problemi, ha questa persona qua. Prima tra tutti, la droga. Veramente 92 ha donato 2 euro. Comunque questo è il tuo stile. Sta roba qua effettivamente l'avrei fatta. L'uso smodato di metanfetamina, dipendenza... Non mi sarei mai fatto di metanfetamina. ...dalla quale ha tentato più volte di liberarsi, gli ha fatto compiere atti che fanno immaginare un futuro non proprio roseo. Sì, però non accomuniamo uno scherzo alla metanfetamina, dai. Dalla sua parte... Droga più scherzetto uguale good time. ...a Facebook emerge il ritratto di un uomo di 32 anni, senza lavoro, che scrive post con discorsi strampalati che vanno dal fanatismo... Grazie, Levtrovsky. ...ismo religioso, no, alla sua dipendenza dalle droghe. In particolare, sotto al post che ha scritto dopo lo scherzo del finto omicidio, risponde divertito alle persone che, giustamente, lo maledicono per averli terrorizzati. I can stand,
It's WhatsApp, I love the status, good one bro, lol. Sono tutti molto divertiti. Non sembra provare granché rimorso, anzi. Si evince però la sua rabbia nel doversi presentare in tribunale per rispondere dell'accusa di procurato allarme. Sarà beggia. Di più. In un articolo del 2018 si scopre che si è ritrovato davanti a un'abitazione in stato confusionale, chiedendo di entrare e affermando di essere in pericolo di vita. Quando i proprietari si sono rifiutati di accontentarlo, ha sfondato una finestra e si è girato per la casa in una ricerca senza senso delle persone che volevano sparargli. Dava la caccia a dei fantasmi che esistevano solo nella sua testa. È stato in seguito arrestato per violazione di domicilio. Un secondo articolo datato 7 maggio 2020 lo vede protagonista di un'altra chiamata al 911 in cui dichiara di essere nuovamente in pericolo di vita. Dice che lavora in una stazione di servizio, informazione corretta. Dice che dei motociclisti fermi lì accanto lo vogliono uccidere. Convinzione paranoica generata dalla droga. Guarda caso, all'arrivo della polizia, i motociclisti non ci sono più e il punto in cui si erano fermati non è coperto dalla telecamera di sorveglianza. Ma basta smerdare. Mike in quel momento è strafatto e non dorme da 3 giorni. Ma basta smerdare Mike. Questo è quanto riguardo questa persona. Se alla fine della storia del finto omicidio si scuote la testa per uno scherzo di cattivissimo gusto, adesso si comincia seriamente a pensare che Maika stia percorrendo una strada che potrebbe portare a qualcosa di sinistro. Ma vogliamo essere ottimisti e sperare che riesca a riprendere in mano la sua vita. L'orologio. Vogliamo sperare di non leggere più di arresti e di droga. Perché se continua così, la prossima volta che si parlerà di lui, potrebbe esserci del sangue vero al posto del ketchup. Vaffanculo, ma che frase. Ma che cazzo, al posto del ketchup. E questa era la storia di cui ho voluto parlarvi oggi. Diversa dal solito, lo so, ma altrettanto incredibile. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Grazie a te. Alla prossima. Ma che... È stato solamente smerdare Mike. In realtà, ragazzi, e so che molti si stanno aspettando questa cosa, ma voglio solamente andare da Bob, il nostro detective preferito, a vedere che video. È il canale che abbiamo scoperto ieri. Si chiamava Japan Borders Unsolved Japan, qualcosa così. Java Mystery. Come cazzo si chiamava? Come si chiamava? Beyond Ordinary Borders. Ciao Marco, tutto a posto? Un attimo, Giacomo! Questa era la storia di cui ho voluto parlarvi oggi. Diversa dal solito, lo so, ma altrettanto incredibile. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!
sempre grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima. Dov'è? Cioè non solo è sparita, è cambiato il muro? E sempre grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima. Come fa? E come si cambia un muro? Uffa, questa è la parola con cui voglio terminare la orribile, fra virgolette, storia di oggi. Una storia che, nonostante la fortuna di non essersi, di non aver sfociato nella tragedia e nel dramma, ha comunque causato problemi a una società in Ohio. Speriamo che il ketchup rimanga solamente un condimento e non il protagonista della prossima ipoteticamente sanguinosa vicenda. Qua dallo strano canale, alla prossima!